Buon pomeriggio, ben ritrovati ai germogli della legalità da Ludovica Di Chiara e in collegamento da Bari Savino Percoco. Buon pomeriggio Savino. Buon pomeriggio Ludovica e a tutti i radioascoltatori. Bene, in quest'ultima puntata del 2018, in piena atmosfera natalizia, vogliamo donarvi una piccola novità al consueto format radiofonico, deliziandovi con una bellissima voce. Nell'odierna puntata, infatti, la nostra conduzione sarà accompagnata da una splendida ragazzina di 11 anni che sta già rendendo più vibranti i nostri microfoni e siamo qui a presentarvela, Loredana! Buonasera a tutti e grazie per questa bellissima esperienza. Benvenuta Loredana, grazie di aver accettato il nostro invito. Vuoi presentarti ai nostri radioascoltatori? Mi chiamo Loredana, vengo da Acquaviva e vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato. Allora, Adriana, come nasce l'entusiasmo per questa e come è maturato la tua cultura alla legalità? Allora, Loredana, il mio entusiasmo per la partecipazione è perché spero che questa esperienza mi riserva qualcosa nel futuro e ho migliorato la mia cultura alla legalità grazie a Savino che ha donato il suo tempo appunto per spiegare a me e ai miei compagni cosa significasse la parola legalità. Bene, allora entriamo ora nel merito di questa terza puntata e dopo gli approfondimenti sul progetto legato ai biografici fumetti 1, 10, 100 agende rosse, quale democrazia che ha portato il nostro Savino presso l'Istituto Beltrami di Rozzano in provincia di Milano, scendiamo invece in Sicilia dove brilla l'associazione Parco del Sole. Una struttura ricca di un immenso ampan dei suoi caldi raggi solari nel popolare storico quartiere Alberghieria di Palermo, noto per alcune vicende di cronaca e per il famoso mercato di Pallaro. Un quartiere che racchiude i maggiori aspetti della storia palermitana, dove però tra monumenti, vicoli, prodotti tipici e negozi caratteristici si riscontra anche degrado, disagio sociale e illegalità. Rione, talvolta vandalizzato da una cultura mafiosa, nonché la conseguenza di alcuni problemi sociali, tra cui quel disagio che spinge la sopravvivenza attraverso il crimine organizzato. Un contesto fertile per quei clan, in cerca di giovani da arruolare, manovalanza che evidenzia l'importanza di come la mafia attribuisca al fattore umano per raggiungere nefandezze ricchezze. Ad Alberghieria, però, c'è anche tanta bellezza che non accetta di soccombere tempeste. Tra queste l'associazione fondata dal padre Cosimo Scordato, che accanto a tanti altri cittadini non si rassegna al degrado, consapevole che le tenebre possano essere scacciate dall'arcobaleno come ogni normale giornata di pioggia. Bene, presentiamo quindi i nostri ospiti e protagonisti di questa realtà. Diamo il benvenuto al presidente del centro Parco del Sole, Massimo Messina. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a voi. Grazie. E alla volontaria e rappresentante della Ollus Funim International, Adriana Agnani. Buon pomeriggio. E con essi in collegamento da Palermo anche due grandiose donne che oltre ad essere volontarie sono anche mamme di due ragazzi che frequentano il centro Parco del Sole, le signore Katia e Daniela. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a tutti voi. Infine, e come in ogni puntata, non possono mancare la linfa dei germogli della legalità, ovvero i ragazzi. Benvenuti ai miei quasi coetanei, Carmen. Buonasera a tutti. Bene, benvenuta Carmen anche da parte mia e Savino. Direi quindi di cominciare con il presidente Massimo Messina, a cui poniamo la prima domanda. Come nasce questa esperienza del Parco del Sole? Quali obiettivi si pone e quali invece sono stati già raggiunti? Allora, nuovamente buonasera a tutti. La nostra associazione, come avete ben descritto poc'anzi, si trova nel quartiere Alberghieria, uno dei quartieri di Palermo più famosi, perché siamo proprio nel centro storico della città, a due passi dalla nostra splendida cattedrale. È un quartiere ricco di contraddizioni, nel quale diciamo aspetti belli legati insomma a bei palazzi, edifici storici, realtà sempre più vive che nascono e che si moltiplicano,
coesistono con situazioni difficili, difficili di degrado non solo economico, ma di degrado sociale, culturale. Per cui l'associazione si inserisce all'interno di questo quartiere e nasce per iniziativa di Don Cosimo Scordato, sacerdote, uno dei tanti preti di frontiera, ma che associa, diciamo, alla capacità di mettere in atto iniziative concrete anche uno spessore culturale che lo contraddistingue nell'ambito della nostra città. Tant'è vero che sua è stata l'idea di destinare i locali di una chiesa, San Giovanni Decollato, dove attualmente ci troviamo, proprio alla sede dell'associazione, una chiesa restaurata, riportata alla luce dopo decenni di degrado, è stata quindi da Don Cosimo Scordato assegnata all'associazione, che all'inizio è stata costituita proprio da un gruppo di giovani universitari desiderosi di mettere in campo diciamo, la loro volontà di risanare il quartiere. E accanto ai giovani universitari si sono anche aggregati delle donne del quartiere. E questa è stata, diciamo, la cosa che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la nostra associazione, perché non ci sono solamente persone che dal di fuori della zona vengono a prestare la propria opera di volontariato, ma delle persone del quartiere vogliono impegnarsi in prima fila per consentire ai ragazzi, ai bambini del quartiere di operare quel risanamento necessario per riscattare, diciamo, un degrado, ripeto, che non è solo economico, ma che riguarda proprio aspetti proprio culturali e affettivi nella loro città. Quindi noi come obiettivi ci poniamo quello di stare al fianco dei bambini e dei ragazzi e delle famiglie del quartiere attraverso un sostegno scolastico che non è limitato solamente a fare i compiti, ma che rivolge lo sguardo verso la necessità di far acquisire ai bambini e ai ragazzi l'interesse per lo studio, per le materie che devono studiare, affinché possano ampliare i propri orizzonti al di là di quello che purtroppo respirano a volte in un quartiere dove, come avete detto anche voi all'inizio, oltre che degrado c'è anche, diciamo, non possiamo sottovalutare e nasconderlo, delle sacche di criminalità che faticano, diciamo, che fatichiamo a sconfiggere e che quindi ci pongono in prima linea costantemente. Per cui, oltre al sostegno scolastico, noi cerchiamo di anche fare consentire ai ragazzi di ampliare i loro interessi culturali, magari facendo venire fuori ed emergere gli interessi magari che sono nascosti, per cui li portiamo a vedere delle mostre, li facciamo uscire anche dal quartiere. Siamo stati nelle redazioni di alcuni giornali della città, siamo stati a visitare il Palazzo Comunale, dove abbiamo improvvisato proprio una seduta di consiglio comunale con i bambini, siamo stati proprio di recente al Palazzo Reale, che abbiamo proprio qui accanto, a vedere la Cappella Palatina, uno dei tesori più pregiati della nostra città. E quindi in questo modo cerchiamo di fare interessare i bambini alla bellezza e a scoprire altri interessi, e soprattutto, non ultimo ovviamente, è l'impegno per la legalità. L'impegno per la legalità che si concretizza in iniziative che abbiamo svolto negli scorsi mesi, parlando di Giovanni Falcone, portando i ragazzi a visitare proprio il museo Falcone a Borsellino al Palazzo di Giustizia. Abbiamo avuto ospite qua Gregorio Porcaro, che è stato braccio destro di Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia nel 93. E cerchiamo appunto di infondere nei nostri ragazzi la consapevolezza che la legalità è un valore irrinunciabile per migliorare la qualità della propria vita, per migliorare quindi il quartiere e la nostra città. Gli obiettivi che raggiungiamo, che abbiamo raggiunto, è difficile poter dire. Noi ci proviamo e talvolta riusciamo anche a sensibilizzare le famiglie del quartiere che cerchiamo di avvicinare alla nostra realtà. Per cui laddove noi scopriamo che c'è un reale interesse per lo studio, un reale interesse a comprendere che la nostra attività sortisce effetti positivi nelle persone del quartiere, questo per noi è un grande obiettivo, perché l'obiettivo ultimo sarebbe, lancio una provocazione, quello di chiudere il centro, nel senso che l'obiettivo ultimo sarebbe quello di che nel quartiere non ci sarebbe bisogno di avere delle strutture che debbano, diciamo, essere sul supporto. Quindi chiaramente è un obiettivo in questo momento paradossale, ma è ovvio che noi lottiamo affinché il quartiere possa davvero emergere in tutta la sua bellezza dei nostri
Il nostro obiettivo ovviamente è quello di risanare il quartiere, di fare in modo che le persone che lo frequentino siano allineate alla nostra battaglia, quindi a supporto dei valori della legalità e della bellezza appunto anche dello studio per quanto riguarda i bambini. Ed è questo insomma per cui ci lottiamo e ogni pomeriggio siamo qui a fianco a loro. Non so se sono stato troppo lungo, spero di essere stato chiaro. Sì, Presidente Messina, intanto la ringrazio per l'impegno dove emerge principalmente, oltre all'aspetto della legalità, soprattutto l'amore che lei e voi, volontari e operatori, avete nel vostro cuore per portare avanti un obiettivo di questo genere. Ma considerando appunto le difficoltà che si riscontrano per un qualcosa di così impegnativo, le chiedo qual è l'impatto che ha avuto il vostro centro per la città di Palermo e come la stessa città o i cittadini hanno reagito nei riguardi della vostra opera sociale. Ma guardi, Palermo ovviamente è una città molto molto grande, per cui è difficile dare una risposta diciamo a questa sua domanda, che sicuramente è una domanda opportuna. La città è una città anch'essa che è ricca di contraddizioni. Abbiamo diciamo dei cittadini che sono sicuramente dalla nostra parte e che ci seguono con simpatia, affetto e che anzi ci consentono proprio di continuare con le nostre attività. Per cui sentiamo da parte della città una vicinanza e un affetto particolare. Poi chiaramente Palermo è una città enorme, una città distratta a volte sugli argomenti più importanti, per cui chiaramente non possiamo dire di avere tutta la città al nostro fianco, però sicuramente la nostra realtà, che ovviamente non è l'unica, è una città complessa come Palermo, insieme alle altre realtà, sono realtà che sempre con più maggiore interesse sono guardate anche dai vertici della politica e anche dal resto della cittadinanza, che sia pure non impegnata in maniera attiva, però segue con interesse e particolare attenzione la realtà nostra, ma anche delle altre realtà che a fianco a noi lavorano per migliorare il destino di questa nostra bella città. Sì. Bene. Loredana, tu volevi rivolgere una domanda al Presidente? Sì. Come si riesce a sopperire le difficoltà economiche che comporta un centro come il vostro, che deve provvedere ad attività, strutture e strumenti? Loredana, tu mi fai forse la domanda più difficile, perché questo aspetto, l'aspetto economico, è quello che chiaramente ci impensierisce non poco, perché non abbiamo dei finanziamenti pubblici, abbiamo diciamo delle donazioni che ci pervengono da privati, per cui il nostro impegno è quello di diffondere ciò che facciamo ed avere tanti amici a fianco, tanti amici che ci sostengono da un punto di vista economico, e abbiamo anche dei soci che versano annualmente una quota associativa e ripeto insomma delle donazioni da parte di amici, simpatizzanti, e che di tanto in tanto elargiscono dei contributi in denaro che sono essenziali per noi per portare avanti delle attività, ovviamente l'acquisto di materiale, danno un po' di minimo di rimborso spese agli operatori che spendono il proprio tempo durante la settimana in questo centro. Speriamo chiaramente di poter continuare ad avere queste donazioni e ad avere diciamo, la possibilità di portare avanti i nostri progetti. Grazie Loredana, grazie alla domanda. Ok, grazie. Allora, ringrazio il Presidente Messina e chiamo ai nostri microfoni la Adriana Agnani, un'operatrice volontaria del centro, ma è anche rappresentante dell'associazione Onlus Funima International. Adriana, ti chiediamo qual è il compito che operi all'interno del Parco del Sole e come integri il progetto Funima? Allora, anche qui, allora io ho sempre collaborato con Funima, anche se la Funima opera nelle Marche, ma io residente qua in Sicilia ho cercato di portare avanti il loro aspetto, la loro opera anche qua in Sicilia.
Casualmente, perché le cose, come noi diciamo, non esiste il caso, casualmente siamo venuti a conoscenza di questo grande personaggio, che per me è un grande personaggio, padre Cosimo Scordato, e di quello che lui stava realizzando in questo quartiere, perché è una persona speciale, per me è una persona speciale, per me. Dopo San Francesco d'Assisi quasi quasi metterei Padre Cosimo, perché lui aiuta molto, molto le persone, aiuta il proprio quartiere, cerca anche nelle sue messe, quando lui fa le sue messe, a parte che fa delle messe particolari, dunque anche attraverso la messa lui manda un messaggio di solidarietà, un messaggio contro appunto le problematiche che ci sono nel quartiere, come avete detto voi all'inizio. È un personaggio che lotta continuamente contro tutte queste realtà. Dunque sono venuta a conoscenza di questo personaggio e che lui appunto aveva aperto questo centro, e così Funima, essendo che Funima International collabora al di fuori, lo sapete benissimo perché conoscete questa associazione, collabora cioè fuori dall'Italia, ha deciso da qualche anno di sposare, di aiutare, di collaborare con il centro Parco del Sole. In che modo? Aiutando loro con dei raccolta fondi. E tutte le attività, parte le attività che noi realizziamo nel centro Parco del Sole, appunto Funima ci aiuta, da una parte di ciò che lui riesce a ottenere per andare avanti nei nostri progetti, per poter portare avanti attività con i bambini. Quali sono le attività proposte ai bambini e quali sono le emozioni che vivono? Allora, le attività che noi proponiamo ai bambini, Loredana, giusto? Non voglio sbagliare. Sì. Sono tante. Noi più che altro cerchiamo di creare delle attività affinché i bambini possano insieme giocare, attività dove i bambini riescono a condividere il gioco, perché il problema più grande, il problema appunto che di questi bambini è la socializzazione. Qua cioè, c'è sempre dentro di loro, non lo so, l'avranno nel DNA, non lo so, però chi arriva prima comanda. E allora noi insomma cerchiamo di far comprendere a loro che il vivere insieme, lo stare insieme, collaborare insieme, di aiutarsi tra di loro è un po', insomma, è abbastanza difficile, però cerchiamo in tutti i modi, secondo le attività, noi facciamo attività di ballo, non abbiamo maestri di ballo, cerchiamo noi stessi di studiare, di realizzare tramite YouTube, che lo conosciamo benissimo, mettono a disposizione tanti video, e noi tramite appunto questi video prima impariamo noi operatrici, e poi quello che noi abbiamo fatto, cerchiamo di aiutare questi ragazzini nel ballo, nel canto, organizziamo recite, poi facciamo corsi di pittura, cioè cerchiamo di intrattenerli in tutte queste attività che, come ti ho detto prima, non siamo maestri, qua nessuno di noi è un maestro, un professore, noi essendo volontarie, essendo che queste attività le facciamo con il cuore, perché lo sentiamo, perché è un progetto che a noi proprio lo sentiamo dentro, allora ci improvvisiamo e cerchiamo di realizzare qualcosa di carino. E guarda Loredana, che riusciamo a realizzare e far divertire questi bambini, creiamo dei cori, cioè suoniamo i tamburi,
facciamo tanto casino, però i bambini si divertono. Cioè, non, cerchiamo di essere autosufficienti nella nostra, nel nostro modo di esprimerci. Come ti ho detto, siamo tutte gente che affronta la vita, affronta il sociale con tanto desiderio e voglia di lottare e di far conoscere appunto questi ragazzini che c'è un'altra realtà. E come ha detto il nostro presidente, cerchiamo sempre di dare qualcosa di nuovo, di far capire a loro che la vita non è fatta solo di un quartiere, di una strada. Cerchiamo appunto di far comprendere a loro che ci sono, attorno a loro ci sono tante persone che gli vogliono bene, ci sono persone che li appoggiano nei loro progetti. Per quel poco che possiamo fare, perché come ho detto siamo gente comune, siamo tutti volontari. Bene, confermo che queste attività che fate sono bellissime, le visionate nella vostra pagina Facebook e poi lo ricordiamo alla fine, e trasmette l'entusiasmo e l'amore che mettete nell'aiutare questi ragazzi e vi ringraziamo tantissimo. E, Adriana, allora, sappiamo che fate anche degli incontri formativi per i genitori dei bambini del centro, come strutturate queste attività? Allora tocchi un tasto molto dolente. Allora, il nostro progetto sì è aiutare questi ragazzini, aiutare questi bambini, dargli un sorriso, come diceva un nostro maestro, una lacrima e un sorriso. Il problema più grosso sono appunto i genitori, perché noi attraverso i ragazzini vogliamo arrivare ai genitori per far comprendere a loro che ciò che noi stiamo facendo per realizzare una, non dico un futuro per questi ragazzi perché è troppo grossa la frase, però per dare un'opportunità, per dare uno spunto per poter emergere appunto da tante situazioni che il nostro presidente ha detto prima. Noi cerchiamo appunto di organizzare incontri con i genitori, però è molto difficile perché non so, non voglio dare un giudizio, non ci credono ancora, sono un po', ma no che non ci credono perché sono persone, non voglio dire cattive, ma perché non sono prese talmente tanto dai loro problemi che non arrivano a comprendere, non arrivano a capire l'importanza di quello che stiamo facendo. Dunque, raccogliere i genitori e cercare appunto di non di formarli, perché d'altronde è la vita che forma le persone, però di collaborare. A noi vorremmo anche una piccola collaborazione da parte dei genitori. È quello che noi in questi anni cerchiamo di fare. In parte, diciamo, in minima parte ci siamo riusciti, perché come sentirete, ascolterete, abbiamo qua due splendide madri che inizialmente erano i genitori di due ragazzi che frequentavano il centro e poi a loro volta hanno sposato anche loro questo progetto e adesso loro fanno parte, sono due volontarie che ci aiutano a tempo pieno in questo lavoro che stiamo facendo. Dunque è difficile collaborare e far collaborare i genitori, è un'impresa veramente ardua, però noi continueremo a lottare per questo, noi continueremo a portare avanti questo progetto soprattutto per le famiglie, perché oltre ad aiutare i ragazzini, noi nel nostro piccolo cerchiamo anche di aiutare famiglie disagiate, li aiutiamo a fargli la spesa, noi facciamo la spesa per loro, portiamo indumenti, insomma cerchiamo di aiutare queste famiglie a far sì che loro abbiano fiducia di noi, che loro queste mamme, questi genitori devono crederci nel nostro progetto. E allora l'unica cosa affinché loro credano al nostro progetto è dargli l'esempio.
l'esempio che noi siamo sempre presenti, nell'esempio che noi vogliamo, che noi siamo veramente, che noi vogliamo aiutare i propri figli, l'esempio di essere uniti, perché noi siamo, lo diranno anche le nostre, le mamme che voi intervisterete, noi abbiamo creato una forte simbiosi tra di noi, c'è una collaborazione, c'è. Non voglio aggiungere altro perché non voglio togliere niente di quello che diranno le mamme, perché sennò voglio che lo dicano col loro cuore, col loro sentimento, con le loro problematiche, con quello che sentono. Dunque non voglio anticipare ciò che è il loro desiderio di parlare con voi. Bene, allora diamo la parola direttamente a queste mamme meravigliose, Katia e Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. E, voi siete entrambe cresciute in quartieri difficili della città di Palermo, conoscendo personalmente i disagi sociali presenti. Potete raccontarci la vostra storia, come è maturata nei vostri cuori l'idea di rendere i vostri figli parte attiva del Parco del Sole? Chi vuole iniziare? Katia? Daniela? Ciao, sono Daniela. Ciao Daniela. Ho 36 anni e sono nata e cresciuta nel quartiere di Ballarò. Quartiere che amo nonostante le sue negatività. Si vive quotidianamente la povertà, persone che si nutrono nei cassonetti, famiglie lasciate al loro destino e senza lavoro e nel futuro. Io sono sposata con due figlie, una di 19 e una di 12. Oggi come oggi mi ritrovo ad affrontare tutto un po' da sola. Mio marito non lavora, lavoro solo io. Però ringraziando Dio non sono mai da sola. A volte mi è capitato di sentirmi abbandonata, ma sono abbastanza forte per superare tutto, perché devo essere forte, ho due splendide figlie che sono cresciuti con i valori che io e mio marito abbiamo saputo dargli, anche se a volte non possiamo permetterci tutto, ma nel nostro piccolo non gli è mai mancato nulla. La mia lotta ogni giorno è per loro, perché devono avere una vita migliore, anche se in questa società non è molto difficile, ma io ci voglio credere. Io credo ancora nei sogni, nelle favole e come le storielle, anche per i miei figli, e non solo per i miei figli, ma anche per i bambini del Parco del Sole. Vorrei un vissero felice e contenti. Tutto iniziò quando mia figlia incominciò ad andare al centro Parco del Sole. Doveva vedere che oltre la casa e la scuola, fuori ci fosse tutta un'altra realtà che doveva conoscere. Oggi, dopo 8 anni, ringrazio ogni giorno Padre Cosimo Scordato che mi ha permesso di farne parte. Sono 8 anni che sono una volontaria, sono 8 anni che ho iniziato il cammino con la mia seconda famiglia. Lottiamo per questi bimbi, per cercare di dargli un futuro migliore. E se questo non sarà possibile, almeno posso dire a me stessa, io ci ho provato. Grazie Daniela per la tua splendida testimonianza. Katia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Posso aggiungere una cosa? Sì, Adriana, sì, prego. Questa è una mamma sbirulina, ma molto sbirulina. Mi ha emozionato tantissimo. Dai, lascio la parola. Okay. Sì, grazie. Katia, vero? Sì, io sono sbaglio, Katia, ecco. Sì. Prego. E allora, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io sono Katia, ho 43 anni e sono mamma di Davide e Samuele, la quale fanno parte del centro di San Giovanni de Collate, che è il Parco del Sole. Io sono del quartiere Ballarò, un quartiere dove c'è una realtà molto difficile, con tante difficoltà, molta disoccupazione, perdizione, povertà, ma tanto amore tra loro, non sono solo le cose negative. Io sono stata adottata da questo quartiere, ho sposato uno dei residenti. Ho 4 figli, la quale è più grande si è fatto coinvolgere in brutte avventure, nonché ad avere problemi di giustizia. Tutto questo è molto difficile e complicato. Ho la paura che anche i bimbi più piccoli possano fare gli stessi errori. Lotto per questo e combatto tutti i giorni per insegnare loro i valori e l'educazione giusta per affrontare le difficoltà della vita
e soprattutto per adeguarsi a questa triste realtà che è la vita di questo quartiere che è Ballarò. 7 anni fa ho sentito parlare di questo centro Parco del Sole. Iscrissi Davide, che frequentava appena la prima elementare. Da lì ho iniziato a dare una mano facendo volontariato. Bimbi con vari seri problemi familiari. Bimbi che non manca loro l'amore e l'affetto delle loro famiglie, ma che hanno bisogno del nostro aiuto. Ma non solo per studiare, l'aiuto proprio per studiare, ma non solo studio. Qui oltre questo svolgiamo tante attività. Questo centro, che grazie a Padre Cosimo Scordato che lo ha fondato, è un punto di riferimento per questi bimbi, dove loro si sentono dentro le loro case, felici di stare con noi, dove oltretutto ci divertiamo tanto facendoci tantissime risate. Io quando sono con loro dimentico tutti i miei problemi familiari e tutte le difficoltà che mi giungono tutti i giorni. Concludo dicendo che grazie a tutti gli operatori, al nostro presidente Massimo Messina, saremo sempre una squadra pronta ad aiutare queste famiglie e a dar loro ore giornaliere di serenità. Mi sento veramente orgogliosa di farne parte. Vedere felici loro per me e per tutti noi è una vittoria, proprio una bella vittoria. Grazie, grazie Katia. Grazie a voi. Allora, io vorrei aggiungere un qualcosa per le signore Katia e Daniela. Intanto vorrei dirvi un grazie, perché indubbiamente l'opera realizzata da Padre Scordato, in cui operano Adriana Agnani e il Presidente Messina, ha dato voi l'opportunità di poter avviare un percorso di luce. Ma il merito più grande, e soprattutto l'applauso, voglio davvero darlo a voi, perché siete state l'esempio di qualcosa che nasce laddove c'era una grande forma di nebbia oscura, e invece di farvi prendere dalla sfiducia avete avuto quella grinta, quella caparbietà di essere in grado di ribellarvi al sistema e anche al pregiudizio e fare questo percorso di cui non solo la Sicilia dovrebbe ringraziarvi, ma l'Italia intera. E quindi vi dico grazie. Grazie a voi. Grazie Savino, condivido pienamente. Io vorrei aggiungere un'ulteriore domanda per entrambe. Oggi siete volontarie e parte integrante del centro fondato da Padre Scordato. E quindi vorrei chiedervi quali sono i vostri ruoli, come state cambiando durante questa esperienza rispetto alla cultura che avete maturato nel passato al Ballarò e di albergheria. E se potete raccontarci magari l'episodio che più ha colpito l'attenzione del vostro cuore. E allora, inizio io, sono sempre Katia. Allora, il mio ruolo qui, sono una volontaria, aiuto i bimbi a studiare, quindi ho i bimbi di prima e di seconda elementare. Nel mio piccolo, quello che riesco a fare, ovviamente non sono una diplomata, ma cerco di fare il mio meglio. E quindi appunto oltre a questo abbiamo tantissime attività, ne ho già parlato il nostro presidente ed Adriana, svolgiamo tantissime attività dove io insegno loro o perlomeno ci provo a farli ballare, a Daniela a farli recitare e tanti altri a farli cantare, insomma il nostro ruolo è questo. Il momento più bello è stato e più emozionante è stata una festa che abbiamo fatto a fine anno, dove i bambini hanno fatto una recita, oltre tutte le recite che hanno fatto, ce n'è stata una in particolare, la quale è suggerita dalla nostra Adriana, dove hanno rappresentato le vittime di mafia, e quindi hanno fatto questa rappresentazione dove si sono emozionati in primis loro, si sono emozionati i genitori, la quale io, vivendo in questo quartiere, che c'è una realtà appunto diversa, non credevo si potessero emozionare, ma di fatto è stato così. E quindi è stata una delle tantissime esperienze, ma questa mi ha colpito maggiormente. E io come vivo in questo quartiere? Io ho detto che sono stata adottata, quindi non sono di questo quartiere, ma ci vivo già da 30 anni. E quindi diciamo che mi sono adeguata, non totalmente, ma cerco comunque di combattere, di adeguarmi ai problemi che svolgo tutti i giorni, che appunto che arrivano i problemi tutti i giorni. Ho detto che io ho avuto un figlio con problemi di giustizia e che comunque lotto tutti i giorni e prego affinché sia lui che tutti i ragazzi di questo quartiere trovino un lavoro e che si possa riprendere un po' in bene comunque. Grazie alle mamme Katia e Daniela per la calda testimonianza che ci hanno omaggiato.
permettendoci di scoprire... Scusami, Loredana, scusami, non so se volevo aggiungere qualcosa, scusami se ti ho interrotto, anche Daniela? Sì, vuole aggiungere qualcosa, Ludovica. No, prego, Daniela, scusami, Loredana. Allora, anche io come Katia non sono né laureata neanche diplomata, sono una semplice mamma che ha fatto la classica fitina a 16 anni, quindi non ho vissuto magari l'adolescenza. Sono passata subito ad una fase ad essere una mamma a 16 anni. Io qui, il mio ruolo qui è aiutare i bambini di terza e quarta. Il mio ruolo è qui a fare la cantante, la ballerina, va un po' di tutto, fare anche l'attrice. Ci divertiamo un po' magari anche perché è bello vedere sorridere tutti questi bambini. Per quanto riguarda il quartiere, come ho detto inizialmente, io ci sono nata, cresciuta e ancora ci vivo. E siamo circondate da tantissime cose troppo brutte e vorrei che magari cambiassero. Spero soltanto che magari le mie figlie non facciano lo stesso cammino che ho fatto io e possano andare avanti nella vita per crearsi qualcosa di più bello. La cosa che mi ha colpita di più, come diceva la mia collega Katia, è stato quando abbiamo fatto la rappresentazione dei caduti alla mafia. Vedere l'emozione dei bambini, vederli piangere, vedere le loro lacrime tutto intorno ad Diana, è stato veramente emozionante. Era una cosa che non mi aspettavo da questi bambini, ma è riuscita. Grazie. Grazie per tutto. Loredana, se vuoi fare adesso una domanda. Grazie. Sì, allora vi chiedo scusa se vi ho interrotto poco fa. Voglio ringraziare le mamme Katia e Daniela per la calda testimonianza che ci hanno omaggiato, permettendoci di scoprire una realtà a noi sconosciuta. Chiama ai nostri microfoni Carmen e chiediamo se te la senti di raccontarci il tuo ruolo nell'attività al Parco del Sole, i rapporti con gli educatori e qualche episodio carino che hai vissuto in questi anni che ti ha particolarmente rimasto nel cuore. Sì, buonasera a tutti. Io sono Carmen e ho 12 anni, frequento la seconda media. Mia madre, tramite padre Cosimo, venne a sapere che aprivano un centro per bambini del quartiere. E così, dall'età di 6 anni, cioè dalla prima elementare, che frequento il centro del Parco del Sole. Ho imparato in questo centro a socializzare con gli altri bambini. Io ero una bambina chiusa, ma con l'aiuto dei volontari e dei miei amici ho cominciato a condividere con loro tante iniziative. Ho imparato a colorare e a disegnare, che a me piace molto. Il disegno e i colori mi rilassano molto e mi danno la possibilità di esprimermi come sono. Io mi sento una ragazza solare con tanti progetti, ma quando la sera rientro a casa, dopo tutte le attività, mi assale la malinconia. Vorrei poter urlare, ma non posso. Voglio tanto bene a mio padre e a mia madre e quando litigano perché non si arriva a fine mese, io mi chiudo nella mia stanza e indosso le mie cuffiette e ascolto la mia musica preferita. Il Parco del Sole è un luogo dove si studia, si scherza e si ride. Magari a volte ci annoiamo a fare i compiti, ma è normale, fa parte della nostra adolescenza. Nei tanti anni in cui sono stata all'associazione ho avuto modo di partecipare a tante attività interessanti, come tipo il Parco Avventura dove ci divertimo sia bambini che volontari. Ma anche un'altra come sull'Etna, di cui abbiamo scalato il vulcano, dove abbiamo raccolto le pietre vulcaniche. Ma c'è anche quella sulla barca che eravamo diretti verso Mozia, che abbiamo visitato le saline. Il Parco del Sole per me è una grande famiglia e rimarrà indelebile l'esperienza avuta in questo luogo. Grazie a tutti. Grazie a te. Io voglio ringraziarti per, come riguardo le vostre mamme, di aver avuto tu, Carmen, il coraggio di esporre la tua realtà, che non è una cosa semplice quando si parla di emozioni tristi, però hai avuto il coraggio di fare lo stesso percorso insegnato da Paolo Borsellino, quando diceva che Palermo non mi piaceva, ma proprio per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nel cambiare ciò che non ci piace. E tu ne sei una grande prova. Grazie, Carmen. Grazie a voi.
Allora, a questo punto io vorrei dare uno spazio di consiglio, magari natalizio, presentandovi un libro redatto da Saverio Lodato del 1999, intitolato La mafia ha vinto, dove lo scrittore raccoglie le testimonianze di Tommaso Buscetta, il noto collaboratore di giustizia al maxi processo. Di questo libro ora c'è qui con noi Loredana che ha preparato la lettura di una pagina e che vogliamo omaggiare agli ospiti e ai nostri ascoltatori. A te Loredana. Grazie. Allora, sento spesso parlare di politica e giustizia e ogni volta che un politico viene accusato sento dire che in questo modo si attaccano le istituzioni. Mi pongo allora questa domanda: chi attacca le istituzioni? Il politico amico della mafia o il giudice che indagando su di lui lo sta scoprendo? È questo il mondo contraddittorio, confuso e complice che vedo dall'America. Lo trovo un mondo nauseante. In America una situazione del genere sarebbe inconcepibile, ancor prima che inaccettabile. Qui una legge viene innanzitutto rispettata. Quando non va bene, la si cambia, la si adegua, la si perfeziona, perché l'obiettivo che si vuole è il vero fine di tutto. In Italia è diverso. Se c'è una legge, per prima cosa si fa il possibile per non rispettarla. Non la si adegua, non la si perfeziona, se ne discute all'infinito. Ovviamente sto parlando delle leggi che riguardano la mafia. Nessuno si rende conto che criticare ogni giorno una legge senza mai cambiarla equivale in pratica a distruggerla, con il risultato che alla fine tutti saranno convinti che quella legge è così schifosa che si fa prima ad abolirla. E lei mi chiede ancora perché la mafia è così forte? Perché è capace di sfruttare tutte le occasioni propizie e trovare sempre nuovi alleati per combattere i suoi nemici. Poi aspetta, divertita e compiaciuta. Cosa Nostra si è sempre nutrita di potere e ricchezza e è stata generosa nel dare un poco del potere e della sua ricchezza agli amici per farli diventare alleati. E se l'alleato qualche volta ha tradito, Cosa Nostra lo ha punito, tradendolo da nemico. Cosa Nostra, dovrebbero saperlo tutti, è omicidi, stragi, regolamenti di conti, traffici, appalti, estorsioni, occupazioni del territorio. Ma Cosa Nostra è tutto questo perché ha un mondo intorno nel quale vive e dal quale riceve protezione, dal quale non è per niente isolata. Facciamo un esempio che mi riguarda personalmente. Quando Tano Badalamenti mi raccontò che Andreotti gli aveva detto che di uomini come lui ce ne sarebbero voluti in ogni strada d'Italia, voleva proprio dire questo. Cosa Nostra è legge, è uno Stato nello Stato e con lo Stato si può andare d'accordo, anche se ogni tanto è necessario farsi la guerra. Beh, Grazie io Loredana per direi la che passione. ha fatto una grandissima Brava interpretazione, Loredana, grazie. anche perché l'ha preparata veramente in pochissimo tempo ed è stata bravissima l'interpretazione. E voglio aggiungere una cosa che è importante. Queste sono le parole di Tommaso Buscetta, testimoniate a Saverio Lodato intorno al 98-99. Immaginate oggi quanto siano attuali queste frasi e come sia sorprendente che un collaboratore di giustizia, che non è stato un mafioso qualunque, ma un uomo d'onore, dica e faccia accuse di questo genere anche in maniera satirica alle istituzioni. E provate a immaginare le difficoltà che allo stesso tempo deve subire Antonino Di Matteo, di cui esprimiamo comunque le nostre solidarietà per la recente scomparsa della sua cara mamma. E grazie di nuovo Loredana per come hai letto questo pezzo. Savino, condivido appunto la nostra solidarietà al dottor Di Matteo. E poi ieri, no, era anche un giorno un po' particolare, giusto? Prima di salutarci, appunto, vogliamo lasciare un omaggio a nome dello staff dei Gemmoni della Legalità ed è un omaggio che va alla piccola Graziella Campagna, che nello scorso 12 dicembre
Siamo arrivati a 33 anni da quando a Villafranca di Tirrena, in provincia di Messina, questo piccolo fiore fu trucidato dai latitanti di Cosa Nostra che si mascheravano come ingegneri e geometri nel nome di Gerlando Alberti Junior e Giovanni Sutera. Quindi la nostra totale vicinanza va alla famiglia Campagna tutta e in particolare un mio personale abbraccio alla nipote di Graziella, Jenny, e soprattutto a suo fratello Piero, a cui sono legato da una profonda e sincera amicizia. Ci auguriamo di vero cuore però che questo Natale possa cancellare ogni forma natura di violenza dalle menti di tutti gli umani. Io lo spero di cuore che lo spirito natalizio rendi questo miracolo. E qui con noi appunto abbiamo Loredana ed è una delle tante dimostrazioni che la piccola Graziella forse è venuta a mancare con il corpo 33 anni fa, ma oggi è ancora viva e grazie all'amore di queste generazioni proseguiamo questo percorso che Loredana nello scorso anno ha avuto modo di vivere personalmente. Loredana, te la senti di raccontarci un po' la tua esperienza che hai vissuto a Barcellona Pozzo di Gotto e il tuo ricordo di Graziella Campagna? Allora sì, a Barcellona Pozzo di Gotto mi è rimasto impresso come ha parlato suo fratello, infatti mi ha trasmesso questo messaggio di amare la gente che si vuole bene, bisogna amarla e bisogna proteggerla. Mi è rimasto impresso di Graziella, questa che era una ragazza giovane e non aveva nessuna colpa. Era una ragazza forte, ma anche, insomma, lei poi ha trovato questo bigliettino nella tasca dei mafiosi e aveva trovato questa carta d'identità che erano dei mafiosi latitanti. È che lei, da questi latitanti, infatti, è stata uccisa. Quindi Graziella non aveva colpe, cioè, quel giorno stava soltanto lavando delle giacche, stava lavorando, quindi non aveva nessuna colpa e quindi non vedo questa uccisione dove sia opportuna. Quindi non vedo perché Graziella sia morta. Farò di tutto per portare Graziella nel cuore. Grazie, grazie per questa tua testimonianza. Ora, come ha detto Savino, siamo in chiusura e generalmente in chiusura della trasmissione chiediamo ai nostri ospiti di lasciare un messaggio per i nostri giovani ascoltatori. Quindi, se vi fa piacere, se potreste rivolgere loro qualcosa, non so, il presidente Massimo Messina, Adriana, Katia, chi vuole iniziare? Se ve la sentite, chiaramente. Grazie, grazie. Io nel ringraziarvi ancora una volta per averci ospitato nella vostra bella trasmissione, che ci trova davvero allineati nell'affermazione dei principi della legalità. Per cui davvero ringrazio voi perché diffondete questi messaggi. Cosa dire allora in prossimità di queste feste? La speranza davvero è che nei territori dove la criminalità si è annidata, sia dalle persone più semplici che magari, diciamo, spinti dal bisogno, vengono inghiottiti da questo cancro, da questo tumore della nostra società, sia ai vertici più alti, perché sappiamo bene che la mafia prospera e si nutre anche di complicità politiche, di complicità anche ad alti livelli. L'augurio è che veramente tutti quanti possiamo far sì che i cittadini scoprano quanto ciò si ritorce contro di loro, anche coloro che fingono di non vedere, che chiudono un occhio, possano invece, come talvolta accade, abbiamo avuto qui di recente, in questi giorni a Palermo, un episodio molto bello e coraggioso di un imprenditore che ha denunciato l'esattore del pizzo che era andato proprio a chiedergli questa vessazione terribile. Per cui la speranza davvero è che possano i cittadini delle zone afflitte da questo male possano ribellarsi e attraverso, diciamo, le forze sane della magistratura, della politica, della società civile, davvero
completare un percorso di risanamento avviato da tanti che si sono battuti negli ultimi anni, e sappiamo bene quali sono i nomi, ma è sempre bello ricordarlo, come avete fatto voi poc'anzi, per cui la speranza è proprio questa, di che la nostra forza possa sconfiggere la criminalità. Grazie, grazie davvero a voi e tantissimi auguri, e grazie ancora di averci ospitato, grazie. Grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Adriana? Sì, anch'io ho un mio pensiero. Allora, io in questo Natale prego per tutte le famiglie, nel senso che io vorrei, cioè no, io non vorrei, non sono, forse non sono neanche le parole adatte. Allora, il mio messaggio è a tutte le famiglie, a tutti i genitori e a tutte le mamme, chi in questo momento sta ad ascoltare. Dovete, lo dico proprio con imperativo proprio, dovete stare vicino ai vostri figli. Non li dovete abbandonare, non li dovete lasciare davanti a una televisione, non li dovete lasciare davanti a un videogioco, non li dovete lasciare davanti a un telefonino. Tutte queste cose, metteteli nel cassetto, chiudetele a chiave e buttatela via questa chiave. Il videogioco deve essere il papà, il videogioco deve essere la mamma, che deve parlare, giocare con i propri figli, che devono parlare tra di loro, devono andare a passeggio, a giocare sotto l'acqua, a bagnarsi, a camminare, a correre, a saltare, andare in bicicletta. Dovete di nuovo imparare a stare con i vostri figli, perché avete perso la famiglia. Il mondo intero non sa più che cos'è la famiglia. La famiglia non è avere dei figli, la famiglia non è partorire dei bambini, la famiglia è crescere i figli, amare i figli, cullare i figli, cantare la ninna nanna ai figli, raccontare le favole ai figli. Noi viviamo in una società che ormai questi valori li abbiamo persi. A me dispiace dire queste cose, io sono stata mamma e so che cosa vuol dire crescere dei bambini. Non è il denaro che dà la forza e la crescita a questi bambini, non è avere tutto, perché ai bambini basta una carezza, ai bambini basta un sorriso. Genitori, svegliatevi, perché è il momento di fare i veri genitori, perché i vostri figli sono alla perdizione nelle strade, nelle discoteche. I vostri figli hanno bisogno di voi. Questo mi dispiace, sono severa perché sto vedendo questa realtà, la sto sentendo per televisione, la assaporo tutti i giorni. E io non ho le armi per combattere, però la voce, lo posso gridare e urlare. Mi dispiace Ludovica, questo è il mio messaggio. No, io sono contenta invece, sono contenta e condivido pienamente questo tuo grido, perché capisco benissimo, e questo non perché uno è a Palermo, perché questo tipo di realtà è ovunque, chiariamo. È ovunque, chiariamo. In tutto il mondo, è ovunque, sono stanca di vedere ragazzini, di vedere bambini che muoiono, perché non sono curati. Famiglie distrutte, perché siete distrutte? Siete voi che portate i vostri figli alla morte, potete prendervela solo con voi stessi, non con la società, con voi stessi. Ti ringrazio tantissimo, grazie. Katia e Daniela, queste splendide mamme, se vogliono aggiungere qualcosa, se volete, chiaramente. E allora, io sono Katia, hanno già detto tutto quello che era giusto appunto dire sia il Presidente che Adriana, e niente, io mi auguro che queste famiglie come io, come la mia e come tutti noi e tutto, veramente, tutta la gente, passi un momento di serenità, un periodo, visto che il Natale è sempre la festa per tutte le famiglie, che si dice che a Natale siamo tutti buoni, appunto questo. Mi auguro veramente che alcuni genitori siano veramente buoni con i loro figli e che vivano comunque un momento di pace, di serenità, almeno in questo periodo, perché poi del resto ce n'è ben poca. Non aggiungo altro. Grazie. Io Daniela. Sono Daniela, io voglio augurare magari per Natale, il giorno di Natale, chi non ha un pezzo di pane possa averlo, anche magari non stando seduto con i propri cari a tavola.
magari per avere quella serenità di avere qualcosa tra le mani. Questo voglio augurarmi. Grazie, grazie. Parole molto importanti, forti, e mi auguro, insomma, che siano arrivate nel modo giusto. Loredana, allora, sì. Abbiamo finito questa puntata. Ci puoi dare un tuo primo parere su questa esperienza radiofonica? Allora, è stata bellissima, soprattutto quello che hanno detto Katia e Daniela e quello che ha detto Carmen. È stata una puntata emozionante e mi è piaciuta. È stata una cosa bellissima, non posso... Cioè, queste sono le mie parole. È stata una puntata bellissima. Grazie, anche tu grazie. Sei stata favolosa. Sei bravissima Loredana, molto coraggiosa, intelligente e bellissima. Bravo. Io direi che l'esame radiofonico sia stato ampiamente superato a pieni voti. Voi che ne pensate? Bravissima, bravissimi tutti. Grazie a voi. Ciao, comunque. Grazie. Un applauso, non so se si sente in radio. Ecco, sto applaudendo vicino al microfono a tutti i nostri ospiti, bellissimi. Grazie. Bravi miei bimbi, al Parco del Sole, a Padre Scortato, numero uno! Siamo alle conclusioni. Intanto voglio anche fare un grande omaggio a Carmen, che ha dato una prova di grandissima maturità per l'età che lei anagraficamente ha. E in conclusione vogliamo ricordare comunque la pagina Facebook dell'associazione Parco del Sole. Salutiamo Padre Scortato, che è il fondatore di tutto questo bellissimo progetto. Ringraziamo la Funima International per il suo sostegno, ricordiamo il sito www.funimainternational.org. Salutiamo il presidente Massimo Messina, Adriana Agnani e le mamme Katia e Daniela e la dolcissima Carmen. Buonasera, buonasera. Grazie a voi. Vi ricordiamo che potete contattarci come sempre scrivendo al nostro indirizzo email igermogliidelalegalita@gmail.com, riascoltare la puntata sul canale YouTube I Germogli della Legalità o sulla nostra pagina Facebook. E poi Loredana? Appuntamento alla prossima puntata, naturalmente su Radio Out, Marche, Viva Radio, Radio Saiuz ed emittenti collegate che ringraziamo per lo spazio radiofonico. E ricordatevi di avere sempre nel vostro cuore il coraggio di essere liberi! Buon Natale a tutti, buon anno! Grazie a tutti! Buon Natale a voi! A risentirci! All'anno prossimo!